E benvenuti a questa serata speciale del festival dedicata a fare cinema. Fare cinema sono i corsi di formazione con cui è cominciato tutto questo circa 20 anni fa e l'anno scorso, dopo tanti anni in cui l'ha portato avanti Marco, ha cominciato anche un nuovo percorso alternando i docenti, e quindi il primo docente in questo nuovo percorso che ha accettato l'anno scorso di dirigere il cortometraggio è Sergio Rubini, che è qua con noi. Devo dire qualcosa da primo docente adesso. No, voglio semplicemente ringraziare tutti, a cominciare da Fare Cinema, da Pier Giorgio, da Marco, dalla città di Bobbio, insomma tutti quelli che mi hanno dato l'opportunità di realizzare questo piccolo film, ma soprattutto di vivere questa esperienza, perché l'ho fatta in una cittadina molto accogliente che ama il cinema, l'ho fatto con degli amici e dei maestri che amano profondamente il cinema, l'ho fatto in un clima di grande libertà. Soprattutto ho fatto questa esperienza con l'idea di venire, come dire, sì, a dare qualcosa, ma anche a prendere qualcosa. Sono tornato veramente molto arricchito, perché ho imparato tante cose, perché la libertà ti insegna tante cose. Delle volte, quando stai dentro una struttura economica, agisci con tante compressioni, e invece qui ho imparato ad avere anche più coraggio. Per cui io sono molto legato a questo film e al periodo in cui, diciamo, l'ho potuto realizzare. Per cui ringrazio veramente tutti. Che ne so, questo cortometraggio che noi presentiamo qui a Bobbio, oltretutto è un'anteprima, si può dire, mondiale, nel senso che non è mai stato presentato e proiettato a nessun pubblico, per cui siete il primo pubblico che vede questo lavoro. E io vorrei ringraziare tutti gli studenti del corso dell'anno scorso che sono qui e che partecipano a questa serata, tutti i componenti della troupe e quindi, diciamo, tutti i docenti che hanno accompagnato questi ragazzi nel fare questo percorso, e anche tutti gli attori che insieme a me hanno partecipato a questo progetto. Adesso lo vediamo e poi ne parleremo insieme a Sergio, insieme a Enrico Magrelli, insieme ai componenti del cast e a tutti coloro che hanno partecipato. Grazie e buona visione. Allora, come si fa in questi casi, anche se li conoscete tutti, Gianni Schicchi, Roberto Abbiati, Sergio Rubini, Pier Giorgio Bellocchio. Non farò una recensione, me ne guardo bene, anche perché poi questo non è lo spirito delle chiacchierate dopo aver visto il film. No, non la voglio fare, però voglio dire una cosa molto precisa. Io negli ultimi anni, per motivi vari di lavoro, credo aver visto intorno ai 2000, visto bene, a parte le selezioni dei festival, a meno 2000 corti, e io l'avevo visto perché gentilmente mi hanno mandato un link, poi l'ho rivisto stasera su grande schermo, ed è credo uno dei migliori corti che io abbia visto, a meno tra i corti italiani. Questa è la cosa che posso dire. Senza io temevo senza che tu dicessi, senza fare la recensione, e lo è per, l'avete visto, per quelli che noi consideriamo i cosiddetti valori produttivi, che è costato milioni e milioni di euro, vero? È vero? E questo dimostra quando poi si lavora bene non c'è bisogno di un budget infinito, per la bravura degli attori, per la qualità della scrittura. Carla sta lì, Carla Cavalluzzi, che ha scritto insieme a Carla te. Carla ha scritto con me, c'è Daria Calvelli che ha lavorato con me. Io ringrazio tutti quelli che sono
anche gli stagisti che hanno lavorato, che hanno collaborato tantissimo anche nella scrittura, cioè io ringrazio tutti, anche la città di Bobbio che come vedi è protagonista, diciamo, nel racconto. E infatti probabilmente il cineturismo avrà un impulso devastante da quel punto di vista. No, e poi a parte questi elementi qua, in questo film breve, chiamiamolo così, ci sono, volendo, dei temi sui quali potremmo ragionare, chi scrive di cinema potrebbe andare avanti, credo, per molto tempo. Ovviamente l'arte, l'immagine, il rapporto con l'immagine, l'immaginazione sonora che le immagini mettono in moto. Io mi fermo qua perché non volevo fare la recensione, però questa cosa mi sembrava giusto dirle. Sergio, ci provi a raccontare a chi non sa bene, no? E che però da molti anni vede questi ragazzi che si muovono, guidati o da Marco Bellocchio o da registi come te. Domani Daniele Cipri comincerà a girare il nuovo film breve che nasce da Fare Cinema. Come si lavora? Come lavorate? Come mettete a punto la storia? Che cosa accade? Per poi arrivare a un risultato così. Poi parliamo anche dei tanti temi che il film mette su tela, su questa tela qua. Ma io, come abbiamo lavorato qui a Bobbio, io non ho un altro modo se non quello di lavorare. Per cui mi metto a lavorare con chiunque abbia di fronte, cercando di dare per scontato che se siamo qui insieme per fare questa cosa, entrambi abbiamo gli strumenti, abbiamo insieme la passione che ci muove per poter raggiungere un obiettivo. Per cui con i ragazzi che hanno lavorato qua con noi abbiamo lavorato con questo spirito. E ci siamo un po' mischiati, c'erano attori, chi lo faceva per la prima volta, chi lo faceva invece da sempre, e ci siamo un po' mischiati e io ho cercato il più possibile di mischiare, di non creare steccati tra le diverse esperienze, di modo che ognuno di noi riuscisse a poter dare il massimo della propria invece passione. Perché se no, quando uno si rapporta esclusivamente, diciamo, con l'esperienza, si creano le gerarchie. Allora poi ci sono delle zone un po' che ti danno di meno, perché ritengono di essere in un ambito più giù dal punto di vista gerarchico. Invece se fai tutti i principi, tutti ti daranno qualcosa di principesco in qualche modo. Per cui ho lavorato in questo modo. Senti, la storia come è stata messa a fuoco? Perché è una storia da film breve, che sono le cose molto difficili, perché molto spesso i cortometraggi sono, io li detesto, degli sketch, delle barzellette, delle cose che vanno avanti per 8-9 minuti, poi c'è la trovatina, poi c'è la parola fine e i titoli che non finiscono più. Qui invece c'è un racconto vero e proprio, no? No, io devo confessare che questo era un mio vecchio spunto, perché io una quindicina d'anni, forse no, anche di più, mamma mia. E una ventina d'anni fa forse ho fatto un film che si intitolava Il viaggio della sposa ed era un racconto in cui un servo portava nel 600 e quindi in un'epoca di scoperte, di esplorazioni, portava una principessa da un convento in sposa ad un principe. Ma in realtà all'origine di questo racconto c'era invece l'idea di far trasportare un quadro da un servo. E quindi, diciamo, questo è il prequel di quel mio film. Io m'ero pensato più o meno questa storia, poi dovendola tradurre in un film pensai di trasformare la tela in una donna che interpretò in quel film Giovanna Mezzogiorno. Ma diciamo, quel film poi era anche molto legato al sud, al regno, al meridione d'Italia nel 600, in un'epoca, diciamo, in cui il sud Italia ha espresso anche dal punto di vista dell'arte. Quindi diciamo, era un viaggio scoperta nel sud, in un sud di Basile, per intenderci, che poi quello di Matteo Garrone. Per cui
quando sono venuto qui a Bobbio l'idea è stata appunto quella di ritornare un po', di ripartire da quel mio spunto, di provare invece a calarlo in una realtà che non era quella mia. In questo senso mi sono lasciato prendere un po', come dire, da ciò che questi luoghi mi suggerivano. Ho scelto, abbiamo scelto insieme, perché io devo tutto a Pier Giorgio in questa vicenda, che è stato, diciamo, tutto: attore, produttore, operatore, aiuto regista, aiuto scrittore, aiuto casting, tutto, devo tutto a Pier e a Paola anche. A Paola devo Roberto, che non è poco, devo dire, in questo film. È una presenza fondamentale. E quindi poi ho provato, come dire, a fare un racconto più del nord, più nordico, con dei suoni che mi diventavano sconosciuti anche per certi versi. E poi dentro c'è tutto appunto quello che ha messo Bobbio, gli incontri che ho fatto, per cui insomma il lavoro l'abbiamo fatto poi con Carla. Il mio era un vecchio spunto, era solo un servo che trasporta una tela. Il tema del film mi sembra abbastanza chiaro. L'idea è che l'arte che parli a tutti, che non ci sono classi che sono più attrezzate di altre per comprendere un messaggio artistico, anzi, diciamo, dietro un grande appassionato d'arte come quello che interpreta Pier Giorgio, alla fine si può nascondere un collezionista, un accumulatore, uno che invece poi di una tela bruciata non se ne fa nulla perché non vale più. Mentre il quadro, anche ad un servo sciocco e bifolco, gli ha parlato diciamo per la sua essenza, per cui poi alla fine il servo se lo compra anche se il quadro è bruciato, non gli importa più, perché ne ha sentito la voce, qualcosa di ancora più profondo di quello di cui è alla ricerca il principe. Questo è un po' il tema del racconto. Sì, no, ed è sviluppato, come dicevamo, molto bene. Pier Giorgio, visto che sei stato tirato in ballo da Sergio e insieme a Paola Petrazzini, tra le tante cose che hai fatto, Roberto diceva che hai fatto anche l'autista, ha fatto spesso, mi pare di capire, sì? Vi ha portato, insomma, quindi proprio... Ci siamo trovati su questo... Roberto ha fatto l'autista. Sì, vabbè, e questo spiega perché si possono fare così, degli oggetti narrativi preziosi spendendo abbastanza poco, ricoprendo vari ruoli. Da produttore, però, quando ti sei trovato di fronte a una storia in costume... con gli animali, come hai reagito? No, la produttrice vera e propria di questa cosa è Paola, perché poi di tutti gli aspetti anche finanziari dei nostri progetti si occupa lei, è lei che durante tutto l'anno combatte, si batte, si muove per far sì che noi si abbia i fondi durante l'estate per fare queste cose, che sono pochi ma sono necessari. Io da produttore esecutivo è ovvio che nel momento in cui mi sono cimentato a fare questo lavoro e ho proposto a Sergio insieme a Marco di condurre il corso, avevo già in qualche modo un certo aiuto dal fatto che noi abbiamo girato un film l'estate scorsa qui, un lungo film che uscirà tra qualche tempo, e quindi noi abbiamo finito le riprese di questo film e abbiamo cominciato 10 giorni dopo le riprese del cortometraggio, e questo ci ha consentito di fare un corto in costume. Detto questo, poi è ovvio che l'altra questione è che Sergio è stato di una disponibilità che io non avrei mai pensato e non mi sarei mai immaginato, nel senso, lui ha elencato tutto quello che ho fatto io. Allora Sergio ha fatto la sarta, l'attrezzista, ha fatto anche l'assistente al trucco, si è messo a fare, cioè Sergio anche si è sporcato le mani tutti i giorni insieme ai ragazzi, mettendosi proprio a fare l'artigiano del cinema, un po' come lo stesso spirito di Daniele, lo spirito che è stato anche quello di Massimo. Cioè, questo è un po' lo spirito di questo progetto di piccoli film di formazione. E poi vengono fuori delle cose sorprendenti. Insomma, io è la prima volta che lo vedevo, e al di là dell'emozione dell'averlo interpretato, ma proprio l'emozione di essere riusciti noi, insieme a loro, in questo posto, a fare qualcosa che, appunto, come tu hai detto prima, e ne sono molto felice, non ha nulla da invidiare a nulla, nel senso, e questo per me è fantastico, e basta, non ho nient'altro da dire. Grazie Pier Giorgio. Roberto, il film, tu veramente ti porti... Io sono, prego. Cioè loro hanno fatto tutto, io sono la vittima. Di tutto questo, no, l'abbiamo visto. Cioè, perché mi hanno proprio, cioè, proprio... Ti hanno massacrato, ti hanno picchiato davvero per rendere, cioè, credibile. È una cosa vera, cioè io ero a disposizione di qualsiasi cosa... Eri quasi un soggetto oggetto di scena, mettiamola così. Ho imparato ad andare a cavallo in 1 ora e un quarto, giuro.
giuro, è l'unica roba. No, no, vedi. Ma infatti avevi un'aria incerta a cavallo, devo dire, sì, però sì, giustamente... Io neanche da bambino non ho mai voluto andare sui pony, quindi figuratevi. Cioè, se sono stato bravo è perché ho imparato in un'ora in quanto a dare il cavallo, è l'unica cosa che mi dovete. E ogni attore poi impara qualcosa da un film, diceva Marcello Mastroianni. Tu hai imparato ad andare a cavallo, ma non mi sembra male, naturalmente. Ci racconti questa esperienza dal tuo punto di vista proprio, perché no... Non è un personaggio semplice, perché non parla quasi mai, quando parla non si capisce letteralmente nulla, e quindi è una interpretazione molto fisica, verrebbe da dire, solo che poi a un certo punto c'è questo rapporto con il quadro, con le voci che tu senti, che immagini. Ma io mi sono messo a disposizione, dirò proprio la verità, cioè... Totale. Sì, io non so neanche cosa è venuto fuori, cioè io non riesco, ho visto che è una bellissima cosa, ma non so neanche cosa è successo, giuro. Mi sono messo a disposizione e mi è piaciuto molto mettermi a disposizione e la storia è proprio affascinante, è proprio, se io dico qualcosa dico... È come se mi venisse da dire una cosa del genere, cioè nel panorama del teatro e delle storie, del cinema, io faccio teatro, scusami, mi scappa questa roba qui, del cinema, cioè avere una storia così bella e semplice, così, mi viene da dire, così pura, no? Che forse non è giusto, però mi viene, è proprio, cioè quando l'ho letta, io non sapevo se ero in grado di fare una cosa del genere, tutto, però quando l'ho letta mi è piaciuta proprio la lettura di questa... È una cosa così semplice che possa essere raccontata, una bellezza così semplice, secondo me è straordinario di questi tempi. Ne abbiamo bisogno. E io mi sono messo a disposizione, davvero, cioè mi hanno detto c'è da andare a cavallo, vado a cavallo. No, dico una cosa, cioè, in questo dovevo imparare ad andare a cavallo, è successo... Quello che succede nel cinema, è abbastanza... Cioè voi vedete il prodotto finito, ma in mezzo ci sono... Cioè davvero ci sono i costumi che si sporcano pian piano, la faccia che si lacera, insomma c'è tanta cosa. Tanto, però a un certo punto c'è una scena che voi vedete che il cavallo si ferma, no? E non va più. Allora mi hanno detto, guarda, devi fare una cosa di questo tipo, cioè devi incitare il cavallo ad andare, ma devi riuscire anche a farlo star fermo. Non ero mai andato a cavallo. No. Penso che il cavallo sia restato traumatizzato perché c'era uno che gli dava, come dire, vai vai, e però lo doveva tenere. E in tutto questo poi ti dicono, e poi quando deve fermarsi all'altezza di quel sasso lì, perché la messa a fuoco è lì, allora dico il sasso, però dopo, ma mi devo fermare io all'altezza del sasso o il cavallo all'altezza del sasso? Cioè deve imparare, no, deve impararlo lui o devo impararlo io? Allora, no. Per cui in tutto questo c'è stato che incitavo il cavallo, lo tenevo fermo ma con la coda dell'occhio guardavo il sasso se ero... Cioè, per cui il cinema è fatto di queste cose e io dirò la verità, in una cosa come questa ringrazio tutti come hanno ringraziato loro, cioè da Sergio, Pier Giorgio, tutti, anche i ragazzi, cioè, io ogni tanto racconto la disponibilità che alcuni di loro hanno avuto nei miei confronti, perché si fa il cinema, si suda, allora vengono, ti asciugano, ti tengono le cose, cioè c'è come una specie di servizio che chi fa il cinema deve fare all'attore, e tutti loro sono stati, insomma, da su a giù sono andati tutti disponibili con me, anche il cavallo è stato disponibilissimo. Senti, Roberto, poi sentiamo anche Gianni naturalmente su questa esperienza, ma l'acqua del Trebbia è buona, perché ho visto che la bevevi con una avidità. Anche sì. Lì, cioè, hanno messo il cavallo dalla parte sbagliata, però e poi, cioè, lui è particolarmente entusiasta di quello che fa, Sergio, cioè, per cui è tutto, no? Cioè, dai, va, facciamo questa scena. Cioè, io cercavo di stargli dietro, questa, dai, su, bevi l'acqua, il cavallo, il vicino. E io facevo tutte queste cose. A un certo punto mi ha anche detto, dai, in questa scena qui sotto l'albero, bevi da questa borraccia, via, tu bevi.
penso che quella borraccia lì non sia stata adoperata tipo dal 62. Penso di aver mangiato dei ragni e cioè, perché hanno buttato dentro dell'acqua e ho detto fai sta cosa, e io ho detto guarda che fa un po' schifo, dai che si fa, c'è il cinema, dai che si fa. Non solo l'acqua del Trebbia, magari l'acqua del Trebbia. No, però voglio dire, scusatemi, mi scappano queste cose qui, però è vero che, cioè, come dire, io ho incontrato un entusiasta, insomma, nel fare, per cui mi dice salta sull'albero, salta giù, corri di qui, corri di là. Io, se è venuto, se funziona quel che ho fatto, lo devo molto a loro, ecco, dirò la verità. Io è brutto detto così, io sono abbastanza così, quindi non sono neanche un attore bravo, cioè potrebbe essere una cosa, si potrebbe scoprire che io sono così, quindi mi ha chiesto come entrare nel personaggio e tutto, io posso far finta di niente e dire no, è un'interpretazione che ho fatto in cui mi sono naturalmente. Roberto, questo non dovevi dirlo, perché dovevi dire che hai fatto una ricerca, che hai parlato con persone. No, vabbè, me l'hai detto. Gianni Schicchi. Non farò mai molta fortuna nel cinema. No, non lo so. Se vado avanti così, cioè potevo giocare questa carta benissimo, certo. Anche qui cominciare invece proprio. Però potresti fare dei western, visto che sai andare a cavallo ora. Il west, io vorrei fare un western. Vedi? Io sono nato per fare lo sceriffo del. No, l'avevo immaginato, no, vedendoti a cavallo. No, io questa cosa, cioè proprio hai toccato un tasto che mi emoziona. Non lo sapevo, però vedi, ho intuito. Io sono uno sceriffo, io proprio nato. Se mi vedete con una stella e con una giacca, cioè io ho lavorato con Mazzacurati, ho fatto gli ultimi tre film di Mazzacurati e c'è stato il primo film in cui mettevo molta gelatina sui capelli e per cui erano così e una giacca semplicemente. E continuavo a dirgli, mi fai fare un film western, cioè fai un tuo film, ma metti dentro da qualche parte uno sceriffo che attraversa la scena. Io, hai toccato una roba che mi fa parlare. No, ma sono contento di averlo fatto, naturalmente. Gianni, raccontaci. Raccontaci proprio questa esperienza, che non è la prima naturalmente. Sarai anche nel film di Daniele, credo, vero? Sì. Nel film di Daniele Cipri ci sei? C'è sempre Gianni. C'è sempre, certo, Gianni, per fortuna. Il problema è dei registi, infatti. Il problema è dei registi, dice. Gianni, solo ricordare un momento della lavorazione che c'è stato un po' un qui pro quo con Pier Giorgio. E lui la faceva ripetere, Pier Giorgio ogni tanto, e lui calmo, tranquillo, specialmente dopo che lui torna, che ridiamo, che Pier Giorgio si dice cosa c'è da ridere e poi fa quella panoramica. Ma la valentia sua è stata quella di continuare a insistere. C'è stato un momento mentre Pier Giorgio mi dice ma guarda questo Rubens, questo qui, e io che cercavo di rispondere a quello che mi ha detto lui, di guardare. Tutto in attesa un bel momento con la coda dell'occhio, mentre giro a guardare i quadri che Pier Giorgio guarda quello. Ho visto lui, sono sicuro di quello, ho visto lui che guardava da solo, faceva, era entrato. Sono sempre io. Ma vengo, ma è una cosa, ma una roba terribile. Ti sei inchinato a due attori vicini. Non ti sentiamo, no, abbiamo scoperto che Sergio Urbini, tra i tanti talenti, è anche un regista ballerino. In realtà, sì, sì, ballo, capire, insomma, sono un entusiasta. Sei un entusiasta, questo lo sapevamo. Allora, se ci sono curiosità, vi invito però a fare domande, non recensioni. Vi prego, veramente. Se avete delle curiosità. Dimmi. Io intanto, mentre si pensa alle curiosità, io voglio rimarcare che mi fa molto piacere che questa sera in sala siano presenti una parte degli studenti che hanno fatto con noi questo corso l'anno scorso e una parte della troupe.
la cui unione, il cui rapporto non è scontato esca fuori proficuo, positivo e produttivo in questo modo qui. E questa è un po' la magia di Bobbio, il fatto che noi ormai in tanti anni, ogni anno, abbiamo alternato tante persone che sono venute a fare la docenza e tanti studenti e da ogni corso è sempre venuto fuori qualcosa di buono. Qualcosa che poi è diventato un film nel caso di Marco, qualcosa che è diventato un grande cortometraggio, qualcosa che ancora diventerà. E questo fa diventare questa esperienza un'esperienza che deve andare avanti nel tempo e che noi si spera si possa anche moltiplicare nel tempo, certo. Prima o poi, ecco. Avete avuto il tempo di pensare a qualche domanda? Scusami, nel frattempo possiamo portare anche il microfono così poi andiamo veloci. Sì, sì. Guarda, lì a destra la signora ha chiesto, perdonami. Allora, io intanto ringrazio davvero Pier Giorgio Bellocchio e tutta la compagnia perché portare in Italia delle immagini così belle di Bobbio e anche con un filmato veramente bello, interessante. E poi volevo sapere in quale teatro lavora il protagonista, perché noi andremo a vederlo. No, vabbè, cioè io appunto giro i teatri e faccio il mio lavoro un po' qua, un po' là, insomma. Cioè non saprei dirle in questo momento dove sono, cioè... Cioè non è che sono uno che gira, cioè non sono famoso per cui... Noi andiamo sempre al Piccolo Teatro da Bobbio e quindi io pensavo che lei fosse lì perché è molto bravo lei. No. Grazie signora. C'era un'altra signora lì mi pare in quarta fila da questa parte. Sì, volevo dire che mi aveva colpito il racconto di una guida turistica di Bobbio che mi ha detto che nel chiostro dove avete girato c'è stato praticamente nel passato c'erano i mezzadri, i figli dei mezzadri che vivevano lì ed erano al servizio del conte Malaspina, credo. E che proprio un figlio di un mezzadro ha portato alla luce l'affresco che c'è nel refettorio tagliando delle patate e giorno dopo giorno praticamente tirandolo fuori, insomma, e praticamente questo dipinto è venuto alla luce grazie al lavoro molto paziente di questo contadino. E quindi mi colpiva questa coincidenza. Tu la conoscevi, Sergio, questa storia? No, non conoscevo questa storia. Però questo va bene, c'è una specie di contagio, sì. Evitiamo le recensioni, però mi raccomando. No, evitiamo... vorrei chiedere a Rubini perché il protagonista a un certo punto è così desideroso di vedere il quadro e poi perché si identifica e poi lo vuole, non so, quasi recita, un effetto mirror, effetto neurone a specchio oppure una retrospettiva, grazie. No, penso che la risposta sia nella battuta che dice Pier Giorgio un po' in maniera retorica quando dice l'arte ci eleva. Diciamo, Pier Giorgio lo dice, quel personaggio lì questa battuta la dice, ma poi nei fatti si comporta diversamente. Invece il servo in qualche modo si sente un po' elevato di rango, gli sembra di poter accedere a quel salotto. Mi sembra di poter essere uno di loro, soprattutto di avere un nome, perché all'inizio è un servo sciocco, senza un nome. Gli altri invece sono dei personaggi con un nome. Il nostro problema, diciamo, è proprio spesso il nostro nome, ciò che ci identifica. Lui in qualche modo si stacca dalla massa dandosi alla fine pronunciando il suo nome, non è più un servo,
un bifolco, è Bartolo. Quindi il quadro in qualche modo gli dà un'identità, una coscienza. Questo è un po' l'idea. È che è una bellissima idea, naturalmente. Prego. Buonasera, intanto vorrei farle complimenti, ma direi che il pubblico si è già espresso, quindi... E in realtà amo, quando mi trovo a un artista come è lei, mi amo chiedere sul personale più che sul lavoro che abbiamo appena visto. Quindi io le volevo chiedere, in funzione di quello che abbiamo appena visto, dell'arte che eleva, che lo spirito, la mente, il suo rapporto con l'arte, perché io ho letto la sua biografia spicciola, ho visto che è passato dall'attore, regia, radio, e in un momento come questo in cui più che mai abbiamo bisogno della cultura, volevo sapere cos'è per lei l'arte. Hai 40 minuti per rispondere, se vuoi. Diciamo, io penso che il problema di ognuno di noi sia il senso. L'arte è un qualcosa che ci permette di dare senso ad una vita che altrimenti non avrebbe la bellezza, la bruttezza, il male, il bene. È un qualcosa che ci indica un confine, un perimetro, un qualcosa che ci aiuta a non smarrirci, perché ci aiuta anche a sognare, e più sogniamo più ci espandiamo. Per questo dico che è un confine, perché è un confine valicabile, è un sogno, è una realtà parallela che ci aiuta ad accettare questa che altrimenti sarebbe abbastanza priva di arte, di proiezioni, di visioni, sarebbe una vita abbastanza impossibile, un po' pesante forse, pesantuccia soprattutto. Quindi diciamo, per me, io la vivo in questo modo, come per salire, come fa lui, su quell'albero e vedere quel quadro da una prospettiva un po' diversa, vedere la realtà in una maniera un po' più complessa, anche più dolce, avvincente soprattutto. Non so se il microfono è andato da qualche parte nel frattempo. Buonasera, grazie, perché veramente, almeno per me, è un piccolo capolavoro quello che ho visto. E la curiosità è sapere se poi questi cortometraggi, la produzione, lo sforzo che fate proprio come Film Festival di Bobbio, ha poi un'altra, cioè ha una continuazione anche nella divulgazione o nella messa in vendita di questi corti. Voglio dire, l'esperienza di queste produzioni poi finisce qui, che è già una bellissima cosa, oppure c'è un progetto, c'è un programma perché poi quello che avete fatto venga trasmesso in televisione, allegato a un DVD con l'esperienza fatta a Bobbio? Sono una decina d'anni che vengo d'estate a Bobbio e ho visto più volte le vostre programmazioni, però poi non ho visto un riflesso a carattere nazionale, e questo mi dispiace, perché almeno per quello che ho visto è bellissimo. E quindi volevo sapere se avete qualche cosa, se c'è una prosecuzione, non so se mi sono spiegato. No, lei si è spiegato perfettamente. Le rispondo anche molto facilmente. Negli anni passati, tutto il lungo percorso di formazione che ha portato avanti Marco Bellocchio poi è stato sintetizzato in un film che si intitolava Sorelle Mai, che è uscito nelle sale qualche anno fa e che era una sintesi dei primi 10 anni di esperienza dei corsi. Grosso modo, adesso non sto a puntualizzare le date. È ovvio ed evidente che da lì in poi, dalla chiusura di questo film, è cominciato un nuovo percorso con nuovi cortometraggi realizzati da Marco, presentati da Piavoli. Un anno abbiamo fatto un corso sul documentario che ha portato delle pillole, insomma, non proprio delle film. Poi abbiamo fatto adesso il lavoro con Sergio, faremo quello con Daniele e ne faremo molti altri.
Noi non siamo una produzione, il nostro obiettivo fondamentale è fare i corsi e da quelli tirare fuori i migliori prodotti e prodotti che abbiano un altissimo profilo, perché pensiamo che le persone si formano meglio se gli si viene proposto di formarsi su progetti di altissimo profilo piuttosto che su progetti di basso o mediocre profilo. Poi dall'altra parte, per, come dice lei, commercializzare, distribuire, promuovere questi cortometraggi ci vuole una grossa forza, una grossa energia. Noi sicuramente quello che ci impegniamo a fare è a farli circuitare nei festival, questo cortometraggio, a programmargli un futuro e delle presentazioni in dei festival che siano italiani o esteri. In quanti giorni è stato girato questo film? L'abbiamo girato in 6 giorni e una mattina. Abbiamo girato dal lunedì al sabato tutti i giorni e poi abbiamo girato la domenica mattina solo. Abbiamo girato però intensamente, e infatti, ma sono questi di teatro che si sorprendono del cinema, perché questi di teatro sono abituati a fare quelle 2 ore la sera, e diciamola tutta, poi dopo quelle 2 ore la giornata è finita. Per cui poi quando gli capita di fare il cinema, giustamente, noi lavoriamo 12-13 ore al giorno e cambiano. E poi soprattutto noi lavoriamo senza pubblico, per cui diciamo abbiamo... Quando si lavora al cinema si ha veramente l'idea della sofferenza, perché non c'è un'immediata gratificazione che in qualche modo alleggerisce le pene, le sofferenze, i dolori. Per cui le senti tutte, le ore, la fatica. Comunque ecco, appunto, molto intensamente abbiamo girato per 6 giorni e una domenica mattina e abbiamo fatto bene. Abbiamo fatto anche degli orari duri, però insomma, perché eravamo qui per lavorare, poi le persone che erano qui, gli stagisti erano qui perché volevano imparare, volevamo tutti fare, questo è un mestiere che si fa, io, questa roba che mi si muove la gamba non è entusiasmo, voglio chiarire, perché sono nevrotico, ma non è perché mi date dell'entusiasta perché muovo le gambe, ma non sono entusiasta, anzi in certi momenti non lo sono affatto se muovo le gambe. No, per dire, però diciamo mi piace lavorare, mi piace lavorare, far lavorare le persone, eravamo tutti più o meno sintonizzati. Quando, mi ricordo quando feci da ragazzo l'Accademia d'Arte Drammatica, il regalo più bello fu che io, diciamo, mi piaceva fare teatro, quelle robe così, però lo facevo con i miei amici al paese. A un certo punto chi doveva andare da una parte, chi doveva andare via, chi si era scocciato, chi aveva altro da fare. La cosa più bella dell'Accademia era che eravamo tutti quanti lì, tutti quanti insieme, tutti quanti con la stessa passione volevamo fare, tutti la stessa cosa. E quindi nessuno voleva andare via, nessuno staccava mai. Il cinema, devo dire, è un'esperienza più o meno così. Le persone che si ritrovano a farlo lo amano tutti, per cui non trovi gente che poi se ne vuole andare. È un luogo in cui ognuno mette la propria passione ed è divertente per questo.